Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere come realizzare questa cover, quindi questa copertura per l'ago d'uncinetto, che è quello appunto del kit del Loom Band. In questo caso ho utilizzato quindi il colore arcobaleno, come vedete gli elastici sono stati alternati in questo ordine. Utilizzo vari elastici, appunto ovviamente come desidero, e poi mi serve eventualmente una base di questo tipo. In realtà potete utilizzare anche qualunque altra base, perché quello che è importante è che ci siano una disposizione di questi ganci a triangolo, ed è quello che ci servirà per poter realizzare questa copertura. E niente, ora vi faccio vedere semplicemente come fare. Nel mio caso appunto questo è l'ago ad uncinetto della Rainbow Loom Kit, e quello che utilizzo sono in questo caso appunto colori arcobaleno, e ne ho utilizzati 12 per tipo, quindi in totale avrò 12 elastici di ogni colore. E appunto lavorando con questa disposizione a triangolo, ora vi faccio vedere. Primo elastico appunto il rosa, che prendo e incrocio in questa maniera, quindi formando una X. Lo stesso faccio per il secondo, e ora appunto manca il terzo, che metto ancora ad X in questa maniera e spingo un pochino verso il basso. Ora parto con l'arancione, che è il secondo colore. Stavolta non incrocio, ma lascio semplicemente così, vedete, e 3, eccoci qua. E ora vedete, la bellezza di utilizzare questo attrezzo è che l'ago passa totalmente attraverso la mia base, quindi potrò, una volta inserito, lavorare completamente su di questo senza essere disturbata. Vedete, ora questa è la parte un pochino più difficile, perché devo spiegarvi come inserire tutto il composto tutto il mio lavoro insomma nell'ago. Prima di tutto faccio questo passaggio, quindi porto gli elastici rosa sopra l'arancione e spingo verso il basso. E ora vedete, con l'ago appunto del kit faccio passare tutto quanto in questo triangolino, vedete, che si forma con gli elastici arancioni proprio dove sto puntando ora. Vedete, vi faccio vedere un pochino più in grande che c'è questo triangolo, e vado lì direttamente in mezzo. Ed è quello che risulta così dal basso. Ora devo fissarlo per fare in modo che appunto gli elastici restino fissi e non si muovano lungo l'ago. Quindi mi aiuto con quegli elastici rosa, ne prendo due alla volta e li faccio passare sopra la mia punta dell'ago giallo. Questo succederà appunto per ogni lato, quindi l'avrò seconda volta. Ed infine la terza qua, vedete. E ora posso spingere verso l'alto in modo tale da arrivare con i miei elastici alla base di questo ago, quindi dove la parte gialla inizia. In questo modo. Vedete? E ora posso andare avanti con gli altri colori, perché la prima parte sta fissata. Quindi continuo per esempio col giallo. E eccoci. E di nuovo porto gli arancioni sopra. Quindi come sempre, prima facciamo il triangolo e poi portiamo gli elastici del colore precedente sopra quelli che abbiamo appena inserito. Stessa cosa, vedete, faccio col verde, e ora vedrete che ripeto tutta questa sequenza fino a completare il colore del mio arcobaleno, almeno per questo primo giro. E poi potrete vedere che ripeterò lo stesso passaggio per varie altre volte, e quindi vi farò vedere alla fine come fare la chiusura. Vedete, alla fine il lavoro è molto semplice, a parte il primo passaggio che dovete fare un po' di attenzione,
poi è sempre molto ripetitivo e non c'è nulla di particolare, ma vedrete che il risultato finale sarà molto carino e non avrete questo colore giallino, beciolino che è nel lago, ma avremo una struttura molto carina e molto diversa. Ora manca il viola per completare il giro. Porto l'azzurro sopra, spingo sempre verso il basso e riparto in questo caso col rosa perché il primo giro arcobaleno è stato terminato. Porto il viola sopra e come vi dicevo, dopo questo passaggio vi farò vedere come fare la chiusura. Quindi vado avanti tutto il tempo per altri 4 giri. Ecco, questo è quello che vi dicevo. Dopo 4 giri, quindi dopo 4 volte che ho ripetuto questa sequenza arcobaleno, questo è il risultato finale. Sono arrivata fino alla cima del lago e ora vi faccio vedere semplicemente come fare la chiusura. Prendo l'elastico viola, che era appunto il mio ultimo inserito, e ad uno lo faccio passare sopra l'ago, quindi sopra questo blocco di plastica e mollo così. Faccio anche per il secondo. Ovviamente, signori, si può benissimo fare anche con tutte e due insieme, quindi prendendo due elastici alla volta, però secondo me è molto meglio se ne prendo uno per uno, perché comunque avremo una maggiore sicurezza della disposizione dei nostri elastici, sapremo bene come fissarli e in fondo non vi risparmia molto tempo prenderlo due alla volta. Vedete, così siamo sicuri del nostro lavoro, di quello che stiamo facendo, senza che ci siano incroci strani o cose del genere. E con quest'ultimo ho fissato perfettamente i miei elastici al supporto giallo, quindi all'ago giallo, e ora posso rimuoverlo facilmente dal mio supporto di plastica e vedete, questo è il risultato finale. Guardate quanto è carino, è proprio bello. E poi vedete, è molto confortevole perché comunque avendo questa struttura a tre posso tenerlo facilmente nelle mie mani. Ed è molto fisso, quindi anche nel momento in cui lavoro ha una buona presa e non mi scivola. E ovviamente è molto più carino di quello che vi dicevo prima, con questo giallo un po' strano di base. E sta a voi creare varie altre combinazioni. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video e se avete altri suggerimenti o altri commenti, vi prego non esitate a scrivere qua sotto. Potete anche abbonarvi al nostro canale su YouTube e farci avere altre idee su tutto quello che potremmo realizzare per voi e potrete vedere nei prossimi video. Alla prossima, ciao!